O cazzo! Demanda este carajo! Este carajo tienes que demandar! Este carajo! Sue this dick! This dick you have to sue! This fucking dick! sur cette bite! Cette bite tu dois pulsure! Cette bite! Ferclaque dieses vans Disa schwanz mus du ferclaque! Disa jvance! Processo caralho. carajo! O carajo você tem que processar! O oh, caralho. Anclar deselou, deselou moto ancla, deselù. Buongiorno ragazzuoli belli, eh, la nottata è andata come doveva andare. Buongiorno ragazzuoli belli, eh, la nottata è andata come doveva andare. Buongiorno ragazzuoli belli, eh, la nottata è andata come doveva andare. Buongiorno ragazzuoli belli. Eh, la nottata è andata come doveva andare. Buongiorno ragazzuoli belli. Eh, la nottata è andata come doveva andare. Buongiorno ragazzuoli belli. Eh, la nottata è andata come doveva andare. Buongiorno ragazzuoli belli. Eh, la nottata è andata come doveva andare. Buongiorno ragazzuoli belli. Eh...

Io l'avevo delle watch in Giappone, ma la terra. Una poi pure l'audio. È piccante. <susurrisa> Vieni a lavorare, Simone. Sigo toni. Chi te. Sigo toni. Chi te. Sigo toni. Voglio anche bastare con Simone. Me. me lo prendo ben da solo, eh. è un mondo a parte poco sarà non solo nel nostro cuore ma anche tra le nostre braccia io non ragazzi io recentemente ho concluso questa cosa nulla ha senso ma quando qualcuno potrebbe deprimersi nel, nel realizzare questa cosa ed è stata la mia prima reazione ma non lo so ho passato il pomeriggio da Architano e. Non l'avremmo mai detto. <ride> e in questo momento il fatto che la vita non ha senso un po' mi, mi rallegra. Quindi alla fine sto bene. Sto nel chilling. Ma com'è il piatto? Buonissimo! Okusa, okusai ramen, <ride> nemmeno devo sponsorizzarli, perché a Roma lo conoscono tutti, è il migliore di Roma. Quindi sto proprio godendo. Questo è il Jigoku, uh -huh. quello piccante. Uh -huh. Ci ho, 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 ho aggiunto il burro uh -huh. e ci ho aggiunto anche un uovo sodo. Appunto, e secondo te marinato. cosa rappresenta l'uovo sodo nella tua vita in questo momento? L'attaccamento alla vita proprio. E il burro? La leggerezza. Ok. Per sburrarsela insieme. <ride> ok. Ti posso chiedere una cosa, Simo ma quant'è il ruolo... Come quantifieresti il ruolo della chimica in... Uh... <ride> nella, nella, nella fame che hai insomma nel, allora. nella quantità di apprezzamento che riponi in questo piatto allora è tipo triplicata è perché giustante. ovviamente è anche la mia cena cioè io avrei comunque fame però ho una fame che mi fa apprezzare ogni molecola di quella cosa che ho davanti è uno stato trascendentale che anche questa musica esplica benissimo Madonna, Dove è, per è, per il il saggio, è il saggio che beve il bicchiere d'acqua e dice: Sono contento di star bevendo quest'acqua buonissima. Bellissimo, bellissimo. Io ora sono contento di stare qui a Cebra Podcast a farvi perdere tempo. No, no, non ci no. stai facendo, affatto perdere tempo. Queste sono lezioni di vita. Imparare. Cos'è davvero un pasto? Cos'è eh, sì, un pasto? Ma fumare ti fa andare a un livello successivo. Eh, la roba no, proprio... fumare una nicotina. No, dicevo il no, GPT. No, no, no. no. <ride> ma non è solo quello, è pure. Popolo. È il fumo della vita, sì. È il kitano. <ride> è già la presenza con del. Il titano, sì, sì, anche. Non voglio ridurmi non così, così fatto... ma questo è quel <ride> microfono tenuto. Io in Io non che mi, che sen modo? mi sento un po' responsabile. Eh? Non, non penso di aver fatto nulla. <ride> Grazie fatto mille, suo... maledetto titano dice Giada, no? <ride> ha eh... fatto tutto lui. Grazie mille a Pax Life. Effettivamente, cioè, solo quando hai davvero sete che riesci a apprezzare l'acqua. Che, che saggezza oggi, ragazzi! Ma sai Come... che eh, non l'avrei mai detto, eh? Tu ci scherzi, ma noi spesso sottovalutiamo Infatti, tutto questo. Io non ho sete questo. in genere, quasi tutte le volte che non ho sete, non bevo. in realtà, stai cioè, bevendo? Quando... Stai bevendo È perché ho sete? Non mi risulta. <ride> ti risulta, non mi risulta affatto. Come ti permetti, Come non fai hai a sete. sapere se ho... Non hai sete. Colpesso, il condizionamento sete. dato dalla bottiglietta. Che Voi assicurate ha... veramente ogni sorso di monster? No, eh. assolutamente no. Assolutamente sì. Ogni singolo sorso. Mm. Ogni volta che ne bevo una, nonostante sono circa tre anni, tre anni mm. e mezzo che ne bevo una, ogni singola mattina che mi sveglio da mezzo litro. Mm -hmm. Ogni volta è un piacere come la prima volta. Bevete monster. E ne manco <ride> ci pagano. Penateo. Oh. Uno lo fa nella speranza che. So quattro eh, anni che vivo nella speranza, Dave. Eh, oh, e, e lo poi... sai chi l'ha raccolta questa speranza? Parlo. Eh! <ride> cioè, ci rendiamo conto? Grazie mille. Una cutura per gli occhi, vedere. Due dubbi. Mm. Eh, troppo veloce. Una mostra ragiono per tre anni, Lol. Galletto, io ho sacrificato la mia vita a questo brand e sono stato ricompensato con il peggior smacco. Grazie. Fata se lo merita. Però dai. Allora, la Fata se lo merita. <ride> Vabbè, dai. Se lo merita. Un, salutone Un salutone a Barlone. Ma se lo meritano anche loro, ragazzi. Il problema è che eh, non, non dipende mica dagli arcade. Sì, cioè, loro hanno fatto male. bene ad accettare, <ride> ma ci mancherebbe altro. Comunque, ragazzi. Nel frattempo, io direi non di partire. Eh? No, 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 ma lei. Non, non badate a me, fate come se non ci fosse. <ride> Mandaccia la <alla> madonna. <ride> si è messo lui, raga. Ma lei faccia con comodo. Eh. Questo mi pare un argomento serio, magari lo, lo finiamo. Io ho detto cioè, che lo lascio libero, lo introduciamo dopo il pasto. Eh, questo mi sembra più azzeccato, no. però. Che è? che è? Se può vedere si può vedere una live su Twitch. Ah, ok. Cioè, non ho capito. Ma vedi, ma che è? Simone, che sa fare? Giorgia, questa. guardate, Simone. No. Ah, già già nella Ma, nella... okay. ma okay. lei va okay. da okay. verpa almeno, no? No, no, è un contenuto in inusuale. <ride> del... Ma poi <ride> che acchiappi che bacchette in mezza schiuma là, allora, ma che stai <ride> che a fare? Che fa? ne so. <ride> mi mi a magia. Tiri Tira gli spaghetti dalla come possibile. Tira fuori gli spaghetti. <ride> <ride> Fai la pagiata te. Tirali tu. Cazzo, 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 Hai ah, spento quest'altro mic? No. Ah, sentiamo. Fai la pagiata te Che cazzo ne so? Mi devo fare una magia. Ma che cazzo No, ancora no. Ancora no. Ancora no. Non si sa più delanti. che no, sì. che può succedere. Ok. Zucca sì, zuccamanna, dillo nella live di ieri che eravamo 1003. Adesso ciucciamo er cazzo. Ha capito zuccamanna? O dillo quando ho fatto GTA che eravamo 7000, adesso ciucciamo er cazzo due volte. Comunque, dicevamo. Vabbè, <ride> um. ok. Poi il fatto che lo sta a dire davanti a una ragazza Non è, è un dato irrilevante, no, amica, però non diceva a lei che deve il Cazzo, no, diceva, no. A, diceva alla persona che stava nella chat. E Gli aveva detto, Diciamo, oh, no. possiamo dire con certezza che non era un inception, no, non era un tipo messaggi subliminali per lei, no, no, no. no ah, assolutamente ma non è che era no. roba tipo dei PNL che lui parlava di ciucciate di cazzo per far sì che lei entrasse mm. nel mood e magari ma poi io non accuserei mai Robino di questa cosa. Capito? Guarda che Rubino sul fatto del mentalismo è forte vero. È un mentalista eh? secondo te? Ha studiato con Steven Hart. Allora, hai? sì. Eh, beh, allora. <ride> che, ridi? che cazzo ti ridi, ragazzi? Ci siamo dimenticati una cosa allucinante. È strano, essendo una replica, no? Cioè abbiamo la nostra scaletta. E Dobbiamo fai. mettere Rubino, non questo, però. Ah, è vero. Andiamo, andiamo, assurdo. Vai, Aramen! Vai. Ma che stai a fare? Ricordati che i squali stanno arrivando! Hello, Hello! Closhars e benvenuti in questa, questa nuova trasmissione! trasmissione. Io è da prima che mi sto a chiudere questo fatto che, siccome la sede è anche a dondolo, volevo qualcosa che assomigliasse a un fucile per fare tipo i vecchi, quelli tipo nei, <ride> cosi, nei portici in America È bello possedere la terra <ride> esatto. Il mio pezzo eh, di terra così, Fuori dalla mia proprietà <ride> Sto, Sto proprio cazzate Per cui me taglio solo io Però è bello così <ride> Gran Zittitemi per favore Zittite Dave Allora ragazzi, eh, notizia incredibile O come giustamente Mi sottolineano i ragazzi nei commenti Incredibile Con, con 5B in quanto sporco romano Twitch, due punti Streamer svela la quantità mostruosa di soldi ricevuta per promuovere il gioco d'azzardo. Yeah. Piccola parentesi. Vai. Cioè, cioè questo per me era zio. Ce cioè, l'ho visto così, con la coda dell'occhio. <ride> Ho detto "Ma perché c'è la foto di Gianluca?". Non so, con l'occhiale ah, così. Ah, perché hai detto che era su Twitch, quindi... Ho detto "Pensavo fosse di un articolo su Cerbero". Perché <ride> okay. cazzo? Perché me sembrava zio. Mm -hmm. so, però Qual ovviamente qualcosa di nuovo insomma. No, no, però ci sono dei dati interessanti, cioè le cifre. Poi, tanto insomma, si legge in un secondo. Essenzialmente è questo: il top streamer, ok, Rex, ha svelato durante una live su Twitch quanto ha ricevuto per promuovere il gioco d'azzardo nelle Finalmente. sue trasmissioni. Si tratta di una cifra mostruosa: 360 milioni di dollari. Porca Beh, miseria! Mi immaginavo? Vabbè, un attimo. Chissà che ti immaginavo. È una cifra mostruosa. Vabbè. 860 milioni di dollari fa il Cerbero in un semestre. Vabbè. Eh, un po' di più ah, beh, Più o meno più dipende, dipende dai mesi sì. Facile capire perché gente come lui E XQC un altro top streamer Che ha sponsorizzato per mesi il gioco d'azzardo sul suo canale Non abbiano battuto ciglio di fronte alle critiche E alle proteste di chi vedeva potenzialmente Dannosi per le persone più influenzabili Quei contenuti con il rischio di aumentare Enormemente i casi Di ludopatie tra i più giovani eh, a quanto pare l'accordo tra Trainwrecks e le compagnie che si occupano di gioco d'azzardo ha una durata di 16 mesi. Lo streamer non ha svelato tutti i termini previsti dal contratto, ossia le ore di trasmissione da garantire agli sponsor e gli obiettivi da raggiungere. Ma le cifre in ballo rendono chiaro come mai lui e altri siano stati nervositi dalla stretta di Twitch al gioco d'azzardo illecito sulla piattaforma. Mo' cercando di speculare un attimo, no? Sì. Se in America arrivavano ad offrire 360 milioni. Mm -hmm. In Italia sicuramente ci sarà stato un rapporto minore. Cioè, sì, certo. No? certo. Io so di cifre, ovviamente, che non vanno ad esempio, oltre, che ne so, i 15k uh -huh. che hanno offerto. Ovviamente non faccio nomi. Non... Ma in uh, che arco di tempo? Questo periodo in cui il gioco d'azzardo stava diventando quello che... No, era no, che quasi... dico, cioè, quella cifra ah, per... No, per una sponsorizzazione, per un contratto, magari sponsorizzazione fissa. Ok. Però, Però intendo, comunque, cioè, sì. qua ogni quanto? Ogni mese? Ogni tre mesi? Ogni sei mesi? Cioè, 15.000? Al mese? Al mese, ok. Sì, okay. Sì, oh. sì. Eh beh, sì. ci eh, eh. potrebbe stare. In America che... stanno fuori. Eh, ma tu consideri che Stake, cioè, per esempio, che è quello più famoso, ha si è permesso, cioè, si può permettere di pagare, penso, quasi miliardi Drake uno degli artisti più grossi del globo. Eppure per farvi capire come siamo percepiti, cioè il nostro valore alla fine qua qual è per loro? Eh, vabbè, è ma è ovviamente un rapporto numerico, eh, sì, banalmente. Il sì, è solo, eh, proprio puramente aritmetico, nel senso quanti you so esatto. per quante ore. Sì, è anche la portata del, del pubblico potenziale, in realtà. Cioè, non è solo il pubblico che fai, è anche quello eh, potenziale. In Italia il pubblico è poco. In generale, ok? Anche se io vado da Marco Gitano che ha un canale di X spettatori medi. Però lavora in America e può arrivare comunque a tante persone in Italia. Il bacino è limitato. Ecco. Già di base, già anche se fai lingu 20.000 linguistica esatto, esatto. esatto Però vabbè, questo articolo potrebbe essere d'aiuto Marzone hai visto che cioè, è rimasto male. No? Pensando quello, se sveglia gli ero del culo questo fatto che gli hanno levato i casino. No. <ride> sì. Penso, cioè, pensa un po' conto glielo del culo a Trainflex. Esatto. Cioè, a fine, io me posso pure. Mezzo ci posso stare. Sì. Eh, C'è un video invece molto interessante da analizzare. Eh, molto interessante anche perché ci siamo, noi. E quindi è anche in tema tra l'altro Ci vedo siamo già... noi? Sì, siamo presenti in questo video Anche Simone è okay. presente Simone è presente, oh, sia fuori che dentro A proposito, perché in chat certo mi dicevano Chitano ah. leva Simone, non ho potere su quella cosa L'ha aggiunto lui Decido io E lo vedete da quella webcam lì Che non è attaccata al mio PC È attaccata al Mac E al suo BS sì, Quindi qua. non voglio responsabilità Se vuole se le verrà lui quando gli va Anche Marra ha facoltà di levarmi con il mouse lo Non lo, lo farei mai Ok se puoi spostare, però un po' a sinistra. Cioè? Un po' a sinistra dello schermo, non proprio nel centro. Più a sinistra di così, Marco. Io non posso più andare. Cioè, tu mi hai portato veramente all'estremo. Eh. <ride> però va bene. Andrò ancora di più a sinistra. No, fisicamente dico col mouse. Col mouse. Qua. Come col mouse? Che devo fare? Eh, eh, ah, mi devi spostare. Dentro la, la schermata, devo BS. È bravo. Su, sulla webcam la sposto un po' a destra. Qua? No, trascina la mo. Se faccio quelle frecce? Pure pure. Eh, devi prima averla la mossa un millimetro per poi te la qua. si sta muovendo. Piano, piano. Si sta muovendo, <ride> e Perfetto, si muove. Grazie, grazie. Oddio. Sì. Vedete, Ciao, ragazzi, voglio io. bene. Grazie, grazie mille. Di questo tuo affetto, è eh, così è un po' meglio. <ride> vediamo, vediamo un po'. La prima area completamente dedicata ai corto Mego io. Ok, ma dillo senza quest'enfasi, Masella. Magari non centinaia di adeguare ore adeguare, di live trasmesse, dopo aver intrattenuto migliaia di spettatori, è venuto il momento di beccarci dal vivo chi è? A... <ride> Ma cos'è? Cioè io vabbè, non ho firmato ma... niente per stare qua dentro Ma ha spiazzato, eh, vabbè, non, vabbè, non, ma magari... non me aspetta, scusate Cos'è che, io... che ti ha spiazzato? Ma il tipo, chiunque tu sia, cioè, però ho capito non lo so, non so perché. Oh, ma beh, ma scherzate. C'è Michelle, grande Michellona. Luna ha dei che si alterneranno continuamente. Ma no, lui è forte. Lui, Sparko. Ma non li, li conosco lui, so. lui è molto forte su Venga, YouTube. Scusa, me levo. me levo No, dopo. guarda, lui è molto bravo, veramente. Ma lo so, ma io cioè, non ce lo metto. Onde, sicuramente sono bravissime e persone. Perché ridi, Dave? Ma lo so, è tipo a scuola. No, ma non poi ridete i gatti. gatti. Ma sono colleghi. <ride> e dai, non fate caffia... rispetto. Cascane, cascane. Dai, 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 dai. Vediamo questo gatto che è bellissimo. Che razza è, ragazzi? Voi che siete esperti di gatti? Questo è un sacro di Birmania Davvero? Penso di Come sì O me steppi a per No Guarda, la prendo molto sul personale me so sì. Il Il so so Mi sa proprio di sì Mi sembra Com'è? Sacro di Birmania? Sì. Siberiano? No, io veramente Io me Adesso so buttato Adesso scrivo a caffcani, eh Se no me in chat Ti dico vero. Ma tu chi cazzo sei? Eh, ovvio <ride> Quanto medaglia sono eh, io. oh Oddio, non lo so, potrebbe. Ha cioè, il muso eh. di quel colore, gli occhi azzurri. I allora, turdistri, allora, Ma non, non ci assomiglia così tanto però. Ma non mi sembra. E rimettilo quello. Eh, lo sto a mettere, guarda, questo è così. Eh, eh metti Giusto. quello che Eccolo. dovrebbe essere. Eccolo. Uno. Ah. Due. Te risulta... Ah, ma è quello? quello. <ride> ah, dai. È proprio ma proprio che... lui. Aspetta, i turdistri. non è un gatto, non Davide. Occhi, non ha gli occhi azzurri, Masella. No, ma mi Ma sa che è ragdoll. Vabbè, comunque, mm. non lo sapremo mai la prima area completamente dedicata ai content ma che ma che anghetto dopo centinaia di ore di live trasmesse dopo aver intrattenuto migliaia di spettatori è venuto il momento di beccarci dal vivo adibiti ad eventi unici che si, si alterneranno continuamente ritagliati su quello che facciamo online per tutti e tre i giorni della fiera Video sangue tra streamer. Spettacoli videoludici tra challenge e coaching. Conferenze di ogni tipo, divulgazione e intrattenimento. E Collaborazioni inaspettate. Postazioni streaming sempre sul Power, Così da darvi la possibilità. ma se Ma perché questa postura? Ma alla fine Perché te sarà fa un bocchino. Ma perché? Cioè, Probabilmente che... sì. Poi c'era proprio la prospettiva da buttata all'indietro. <ride> ma che cazzo fai tua? <ride> cioè palesemente non gli andava <ride> Sta tutto sbragato sul letto vabbè va famo sta cazzata e eh, eh, niente che potete incontrare in tre aree meet and greet punto se volete farvi una foto abbiamo un'area anche per quello così evitiamo la sua interessa ci sarò anch'io con lo stand grande e io anche anche. il Federic Store e tutti i prodotti di Dario Mocciador primo impatto e flashback ma non esagerare con sta mimica facciale Federic cioè non è che stai su a melevisione. Diciamo e vedere. ci sono io, Frederick Store. <ride> no, lui è un gr grande. No, in grande. lui è un grande, abbiamo visto. Ma soldi. È, è un grandissimo, la fuori È un grandissimo. No, no, lo è è apprezzo e lo grande stimo, premio. però puoi anche fare meno. Madonna, ma che cazzo di bullo attento attento che sei, che sei dici, io. Dai, <ride> <ride> che risposta è... <ride> ma, le vende, <ride> ma, ma le vende le rom modificate lui? Eh, non, credo. No, no, no. No, non credo, non gli abbiamo dato quell'idea. No, non credo. Occasione buttare l'evento di lancio di Flashback con un grande orologio. chi è Mario Ma è lo streamer o youtuber youtuber? DGTA Vice Harry City. Chi è Dario Moccia? Non lo so chi è. Ma è questo qua che abbiamo qua, da qua davanti? Non, è Quello non... de del Giappone. Ah, quello di Pokémon. <ride> sì ah, quello, è... che Anche. quello che faceva gli smr addirittura. Eh, non faceva SMR. Ah, è vero, mi pare di eh. sì. come sì, sì. sarebbe un Se... SMR di Dario Moccia? Però un a immaginare. Sì, io così. mi ricordo che si mangiava il sushi. Facendo sì. mm... Boia te No, non sì. è toscano, non mi pare, no. Ma si chiamava Marco poi? Marco Moccia, no, sbaglio. Vabbè. O, o Dario Togni. Biondo con l'occhiatona. Non lui. lo so, raga, eh, me confondo, vabbè. vabbè. The Oliver the Cowboy. Che successo. che cazzo è? Sto morendo No perché non è artisti a firmarvi le carte Il tutto con un concerto E il set E' Cos'era quell'abominio Una to un, un totem No le giuro lo, Non lo, posso tornare visto, tanto Eh lo no. so È così allora, Tutto questo io... Che abbiamo visto Però eh, meglio Questa perché... cosa che abbiamo fatto Ma era un sacco di tempo fa Cerbero torna Sul Palco Che meraviglia Hai visto che bellezza <ride> questa cosa è stata assurda. Perché, allora, Dario. Quindi questa è una cosa dove staremo anche noi. Ah, sì, questo è Ponzale il Molino. padiglione all'interno del Games Week. Ok, ah, ma allora saremo tutti insieme, esatto. Eh, tutti tutti Vieni, appassionatamente, esatto. Non avevo capito. Eh, e Dario, giuro, rega, Dario, non... qualche settimana fa, un mesetto fa, quando era? Un mesetto fa forse, eh, ci cioè, fa. Ah, è... Riuscite a registrare <ride> un piccolo video che devo fare un montaggio di questa cosa qui. <ride> Abbiamo, abbiamo fatto tipo le prove gli abbiamo mandato tutti i take sbagliati e poi abbiamo detto domani torna sul palco. In realtà non era domani, dovevamo dire il 26 novembre, che è il giorno dell'evento. Domani è so, sempre. Perché noi domani. abbiamo dato per scontato. Lui fa l'evento venerdì. Ok? Sì, sì. Tipo, ok, questa cosa la proietterà venerdì nel suo evento, quindi domani ci sarà il nostro. Ma secondo me eh, è, è ah, perché è il, il fermento che arriva al Cerbero Party è come se fosse domani ogni giorno. È ah, anche volendo, capisci? sì. sì. Capissimo, comincia domani. Esatto, e quindi poi fa, eh no, però, regà, cioè, dovreste dire la data anche per voi. Vabbè, Dario, non ti preoccupare. <ride> non ti preoccupare. hai visto? È fatto. Sì, sì, no, infatti, ha fissato bene, Dario. Il pub dell'amico dal vivo. Vi aspettiamo dunque al Creator District. Per scoprire gli ospiti e il programma completo dell'area. Me, me lo fai di nuovo. Per scoprire gli ospiti e il programma completo dell'area. Vi invitiamo a visitare il sito www.creatordistrict.it. Lì potete prenotare il biglietto per la Milano Games Week che include l'accesso all'area Creator District, così da poter scoprire dove trovare i C'è pure Zapbag. Esatto. Ci community. sono tutti! No la pagina Instagram no, vabbè. per non perdervi nulla di quello che succederà. Adesso voglio andare so a fare il celebro party. dal 25 al 27 novembre. <ride> allora, io ho soltanto una domanda. Prego. Grazie Pietro. Volpescu in tutto ciò. Me sa che è L'avete visto voi? Me sì, un Volpescu era, era nel totem, quello che ha detto Simone. No, no. C'era comunque... è apparso? Sì, l'ho okay, visto, okay, l'ho okay, visto. No, allora no, perché perché me ne... o di cercare, cioè, de... cioè, lo devi... tipo Find World, devi No, ma da, da quello che so, cioè hai detto come se c'è un conto in sospeso, capito? Ma starà lì quel giorno? Eh, me sì. sa Sì. Allora, eh. apposta. Eh. Ok. <ride> <ride> E Rubino 7K su chiamerà il cazzo? No, ma questi sono tutti creator Evox, ragazzi. Rubino non è Evox. E allora io, in realtà, cioè avrete le cose un po' serie di cui parlare. Quindi vogliamo cambiare velocissimamente. Mood e fammi finire il run. Okay. Vabbè, un attimo, mi sto bevendo. Vabbè, allora, il abbiamo un altro paio di cazzate. Da vaso. Ma che, fa? Ma che cazzo fai? Ma <ride> <ride> <St> <ride> ah, che cazzo fai, coglione? Questa quello? è una nuova forma di osteopatia. Madonna mia. Vuoi provare, Marco? Mamma mia, io so che la terapia d'orto, ma mi sa che poi funziona. Anzi, ah, ho visto la paura nella tua faccia, mamma mia. tipo no, un uh, uh, brividino, viene, viene osteopazia, abbiamo... bella, oppure osteofollia, grazie, cobra. Surcocci. Lo faresti, Marco? Allora, facciamo così, mamma mia, però ho capito con Mega Dildo. Allora, faccio... <ride> no, 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 sono serio. Ma devi averci una minima garanzia che funziona, dai. Vabbè, no. Se poi ti riesci a alzare in piedi, ah, funziona, puoi far causa dai. Se, se, non rimane... se, se, non, se, se non sei sulla sedia a rotelle, eh, se rimani no. lì, poi in bocca al no, lupo. Per, per rischio, allora, Marco, facciamo questo normale. patto, mm -hmm. in ipotesi: se io ti presentassi un osteopata folle, ok? No, un, un esponente dell'osteofollia ok, che opera in maniera proprio devastante. Proprio ti appicconata la schiena. Come fai a non Però ti assicuro che risolvo i tuoi problemi. Tu ti fideresti di me. Beh, oddio, non so su quale base Mi fiderei però se Sulla fiducia, Marco Cioè, la fede cos'è del resto C'è certo, gente che La mia parola è la tua prova Che t'ha fatto bene a te che No, già... lascia perdere Ti no, assicuro Io ti assicuro Che se tu vai da questo Beh, specializzando, in teoria si sì, mi fiderei. Poi, se vado là professionista e, vedo e sento delle martellate poco prima, mi potrebbero venire dei dubbi. Eh, no, ma io te lo dico prima: là. è tipo ma... eh. Marra travestito con un cane <ride> con, con un martello. So vabbè, taglia il personale, <ride> <dai>. <ride> eh, davvero. Finisce di... ah, la Già cosa? Quello, la pagina di eh, eh. sì. perché volevi vedere Già. No, c'era un correlato, però, eh, ah, Troppo niente. tardi, niente. e allora. Duncol è l'unica persona fino adesso che ha utilizzato in maniera corretta il complimenti. Complimenti. dai. Sì. Complimenti, sei mezzo spennato. Eh. And you feel like... eh, però, sai, almeno c'è ancora qualche capello. Vorrei <ride> aspettare almeno i 30 anni no. prima di realizzare completamente, sai? Uh. No, adesso. E adesso ne ho 23. Yeah, 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 yeah. Complimenti, <ride> l'ha usato proprio precisamente. Vabbè, ha imparato sembra... bene. Mm. Non mi sembra una cosa carina. Comunque, vabbè, qua d'Uncle sappiamo tutti, la creatura morale. No, vabbè, vabbè, completamente l'ha preso in giro per l'aspetto fisico. Sì, no, cioè. ma non avevo visto che l'ha binato. No, il fatto che che, boh. no, ma ah, ovviamente sì. Però farite che l'unico modo in cui hai utilizzato. Correttamente il complimento sì, sì, sul fa, discorso cioè, dell'età, sì, per, perché noi abbiamo il meme, però dai, sì. la cosa ne ha specie orribile. Da dai. Live, perché, visto. siccome c'è un aspetto un po' che a lui non va genio, gli ride in faccia per aspetto fisico. Dai, raga. Hai ragione, mi viene da pensare che magari anche lui, essendo un boomer, è insicuro per la sua vecchiaia, il povero Duncol. O Tranquillo, sei giovane. Diretto, hai messo arragato. pure We are young. Sei giovane. non È vero, ah, perché poi sei montata solo. Stile. We are young. Beh, cioè pure lui ci ha messo anni prima della sasse. A pelle, così, no, la sasse? Perché lui gli stava detto, a dire: conviene rasate a pelle. ha cioè fatto la boccia, gli ha detto, ragazzi. Ah, sì, sì, vabbè. Dancol ne ha 26, sì. <ride> sì, sì. Dancol si. Dancol l'83 ha 26, 26: 26, 26. Mm. Sì, sì, sì. Vabbè, complimenti comunque Complimenti. però no. Nel caso, cioè in questo caso è complimenti yeah. a Duncol. Ah, complimenti eh, a Duncol eh, cioè... invece, eh. È... Complimenti. complimenti. Ah, okay. allora, Marco, questo è per te. Dio santissimo. Questo è per te. Appena finita la scena, Azzurra, tutta no, mia, no. se tu mia, eternamente mia. Come che questi sono gli attori del mi suo mi capolavoro, ho eh. Ma l'hai detto te l'avevo detto ammazza pure attori bambini, bambini. Eh, che cazzo è truffò ti conta che il primo eh. eh. tu l'hai messo eh. io per, ero convinto fosse The Rock perché, perché da io vedo, guardo il tuo schermo Cosa. quindi vedo sempre questo, questo, sì, the, the Rock, rock fa sempre i selfie così è questo è vero, è vero, è vero fa sempre vecchio, i selfie no. de lato con gli occhiali io non guardo lo schermo profilo, mio, guardo il tuo con la coda dell'occhio, e quindi è tutto distorto cazzo però è vero, se lo guardo da qui per un istante, sì, no, pure in chat, sarà di pure io. No, vabbè. Però è vero, è, vero. No, vabbè, oh, è, sul è, vero, è proprio Sorrentino. la sua postura. <ride> Il prossimo film Questo è di come dice Sono Marta, a questa è la versione Perché? del discount. Eh, qua eh, a brecccola, eh, ehm, i microfoni vanno scambiati gentilmente. Sì, Marcone, ci sì, sì. cambiamo tutto. Ecco, sì, sì, con calma allora la telecamera. Beh no oh, fai fai ho fatto no l'abbiamo visto fai fai, fai fai ho finito ma okay. dite io? No, no 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 ah eh, ok allora avete visto Berlusconi che ha dovuto rispondere in un modo a mio avviso geniale ai <ride> giornalisti cioè? che gli hanno fatto pressioni diciamo sulla, sulle, sulle sue posizioni con Putin sul, uh -huh. sull'Ucraina Cioè, comunque un conflitto internazionale di rilievo no? perché lui di recente aveva detto tipo Vabbè, te lo faccio vedere ora c'è un video rapporti eh, sta qua ho aperto, no c'è proprio il video sullo aperto il link ma no c'è un video specifico: ah, su di YouTube. risposta no sì. di Berlusconi eh eh, di questa cosa, eh, la allora. cosa è fallizzato perché cioè dobbiamo vogali... dobbiamo spiegare prima che è successo, no, cioè, Vabbè, questo voi... guarda, è, è brevissimo, è per introdurre un argomento. Ce ne A noi ne servono 4. No, aspetta, è questo. Si parla di questo avvenimento qui. Eh, ma questo è subito dopo, capito? La la sua ah. risposta. Vabbè, vediamolo. ridere dai, no, no, no. no. Vabbè, Dio, vediamo dopo. È ah, carica la battuta. Vai. Spero che Yalla Yalla rapporti con Putin, presidente Allora Parliamo di questo, prego. Berlusconi ha detto che ha, che ha mandato dei cesti a Putin no? che stanno in buoni rapporti. Vabbè. Il tutto si dice perché eh, è, è arrabbiato con la, con la Meloni che non gli ha dato posti in parlamento, no? non gli ha dato seggi ai suoi adepti. Allora. E quindi mo Berlusconi, in teoria, si starebbe vendicando facendo tutte cose contro la Meloni. Hanno pure... una teoria nostra, no, non... Sembra che sia così. E eh, la Meloni eh, si sta lamentando oh. di Berlusconi. Allora, ragazzi, sì, è un po' più complessa di così. Nel Andiamo senso, con. ordine eh, la sto a di proprio come l'ho capita io. Andiamo così, con massimi che è... esperti, ditemelo. Oh, no, noi che massimi esperti massimo Abbiamo letto articoli stamattina. <ride> io ho sentito solo vanificazioni allora. delle persone in strada. Allora, prima ascoltiamo l'audio. Questo è un audio in un'assemblea di Forza Italia mm -hmm. che è trapelato mm -hmm. L'audio è il seguente. Ovviamente quest'audio dice proprio, non posso dire queste cose alla stampa perché se sennò... no... Eh, ma infatti in quel video che ve stavo a far vedere eh, rispondeva eh, con una barzelletta, dopo, giusto? Sì, vabbè, ma eh, era, okay, era okay. così. Questo è l'audio. Sì. I ministri russi in di diverse occasioni hanno detto che noi siamo già in guerra con loro. Perché? Perché forniamo armi e finanziamenti all'Ucraina. Io personalmente non posso esprimere il mio parere perché se poi viene raccontato dalla stampa o altro, eccetera, che è un disastro, però sono molto, molto, molto preoccupato. Ho rilasciato un po' i rapporti con il presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka, è eh, una lettera dolcissima, io gli ho risposto: non delle bottiglie di la brusco, è una lettera altrettanto dolce. Io ero stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici. Allora, eh, eh, diciamo che le opzioni, le ipotesi sono diverse. Uh, L'ipotesi che accennavi tu prima, cioè sul discorso di poteri all'interno della maggioranza, soprattutto nei confronti della Meloni, è in realtà è stato fatto trapelare appositamente questo audio da Berlusconi. Mm. Sì. Per uh, far percepire uh, la sua importanza, ovvero io ho i contatti con Putin. E ovviamente l'Italia ha una posizione di un certo tipo nei confronti della Russia. Avere un esponente di governo all'interno della maggioranza che ha questo rapporto stretto con Putin ovviamente potrebbe mettere a dura prova la tenuta del governo, perché noi a tutti gli effetti siamo ancora eh, con le sanzioni alla Russia, esatto. con eh, diciamo, i rifornimenti, anche Ma se in percentuali. C'è la gente eh... che, che si è rotta al cazzo della benzina che è altissima, del metano che è altissimo, de, del rincaro delle bollette. Cioè, quella gente là penso che. Abbiamo anche l'idea. No, cioè nel senso del de no? base, è, a, cioè si è messo in una situazione in cui adesso la Meloni può farlo fuori da, da qualsiasi gioco appunto de, politico. Perché quando, cioè se tu adesso in questo momento l'Italia ha una posizione europeista, se tu vedi che un membro della maggioranza eh, si mostra apertamente filo russo. È un bel casino, non è un casino per il governo, perché tanto la maggioranza c'ha Meloni. È un modo per far fuori lui. Cioè, nel senso, e perché lo dovranno stato... passare per pazzo. Ma, cioè. eh, ma quindi in questo caso sarebbe un autogol Ma infatti non penso che lui abbia delle mire di questo, ha detto quello che pensava: è una vita che lo pensa, una vita che a me. Ma no. e allora, perché poi è evita una, di una storia ben precisa. Perché poi, ad esempio, ha detto una barzelletta, non, poi non ne vuole allora, parlare in pubblico. Io finisco di dire. diciamo la, Questa è una teoria, ovviamente. Non è, oh, cioè. non è la verità, la mia. Poi c'è l'altra opzione che... che effetti... sta a far paragulo, capito? No, più che altro il fatto è questo, che comunque quello che dici tu... quello che senza lui non avrebbe la maggioranza. cioè quello che frattura. dici tu è, secondo me, eh, è dal punto di vista magari dei consensi, ci può stare, perché comunque come diceva Simone, può strizzare l'occhio in uh, determina una determinata fascia di popolazione, eh. quindi in chiave futura anche di elezioni, ma nel presente... Ma guarda che lui... gente... Raga, però mi Guarda che finire. Eh, no, è, è, è complesso l'argomento. Eh, il problema è questo, che lui ovviamente non ha una grande forza all'interno di questa coalizione di governo, però con queste stra strategie, visto che la Meloni non può eh, fare il governo senza Forza senza Italia chiaramente sta cercando di prendere un po' di potere all'interno di questa coalizione per avere un suo peso anche Salvini tra l'altro è e si è sempre dimostrato assieme alla Lega pro Putin quindi l'ipotesi che ho anche letto da altri giornalisti è questa che i due membri della diciamo i due partiti della maggioranza ma in minoranza all'interno della stessa maggioranza stiano cercando un po' di fare una stretta su Meloni. L'altra eh, ipotesi è che in realtà effettivamente sia uscita anche perché poi l'audio è più lungo, ci sono altre informazioni e quindi eh, o effettivamente è effettivamente vero che lui continua ad avere un rapporto con Putin, oppure una cazzata uscita comunque involontariamente. Cioè che lui ha flex. detto, eh, sì, che ha fatto spesso negli anni, eh, ho risolto la crisi, ho fatto questo, eh, io sono stato il presidente eh, il che ha stato avuto stato i migliori rapporti proprio. internazionali. Quindi potrebbe essere anche più banalmente un classico flexing di Berlusconi ai ah, suoi, alla sua, al suo congresso di Forza Italia. Buon Queste buon sono secondo me mossa. le tre opzioni. Chi era che durante la seconda guerra mondiale ehm, Era Rudolf Hess che, che si prese tipo un aereo, un biplano E se ne volò in Inghilterra per andare a parlare Chi cazzo era? Non ho idea Correggetemi in chat se sto di una stronzata Guarda, Basta sì, era divulgare essa. false informazioni Ma di cosa? Ho anche dato anche tre un opzioni Una mossa alla Rudolf Hess Come se lui pensasse di avere un ascendente Suppone di magari Metti che le cose si fanno O faccio ragionare io perché io conosco Ceso Amico. C'è cioè un po' un piccolo flex esatto. come se quello pensi lui quello che stavo cercando la sua di, di dire potere. prima. Okay. Era proprio questo. La, se mo' tu vai dal barbiere, ok? Non è così strano sentire una persona a caso, l'uomo medio, che si lamenta che ergasmo costa una cifra, la benzina costa una cifra. e qua, e là, dovremmo far pace con Putin. Capito? Perché, perché stavo ancora sostenendo sostenere Ucraina? c'è cioè sta chi pensa questo e quindi un Berlusconi che dice mo famo pace con Putin, non ci preoccupate, ci penso io, strizza l'occhio a chi vuole quelle cose lì. A chi Questo però chi piano, can... diciamo, a lungo termine. Ma, ma anche la a pace, brevissimo, perché ora la vedere. gente, cioè, pure secondo la teoria che hai detto te, mm -hmm. che lui, ha, lui stesso ha divulgato mm -hmm. questa cosa, mm -hmm. se lui vuole farlo sapere, perché c'è un, un intento dietro, e le uniche persone che mi vengono in mente, che saranno contente di ciò, mm -hmm. sono quelle che la pensano in quel modo lì. Quello sì, però le elezioni ci sono già state, quindi o oh... A lungo termine quindi mi preparo Ma Il territorio visto, tipo sì. Salvini col 5 stelle Perché ha visto che la Meloni Non gli ha dato neanche un seggio Quindi secondo me sta a provare altre vie Perché se no non fa un cazzo Poi c'era uno sta... Loro ha votato la russa C'è cioè pure questa esatto, cosa Nessuno è fra delle forze d'Italia Esatto eh. il esatto. eh, fatto che è per il cognome no? Che ricorda un po' <ride> eh, quindi no vabbè Però <ride> ha fatto vedere molto Che c'è stata una frattura Loro non volevano Ma anche la lì infatti è strano Perché lui e ha da fatto da lì è lui iniziato a fare tutte le cose Eh però anche lì mm -hmm. Da parte di un comunicatore esperto, anche se molto anziano al momento. Cioè è, è difficile che sia così ingenuo. Cioè, si è sentito proprio il vaffa e la presa di posizione, che poi era sotto gli occhi di tutti, ovvero forza Italia. Non ha dato l'appoggio alla Russia, una quindi... un po magari vai, paranoica. Vai, vai, vai. La teoria mia era che lui ha rosicato questa cosa. E da lì da quel momento prima di tutto ha scritto tutti i difetti della Meloni e li ha sventolati. Mm facendolo un po' legge mm. e lì ha fatto capire che c'era una frattura e c'era del nervosismo tra i due yeah. e da lì ha iniziato a fare tutte cose dove sembravano tipo un vecchio rincoglionito era tipo stai attenta perché ti posso fare i danni semplicemente ti faccio il quella è la cosiddetta, tre... è la cosiddetta trembling, trembling end hai eh, capito? è quello che stava meia, di prima. è una situazione così estrema eh, che te faccio crollare il governo perché inizia di tutte cazzate, tanto c'ho 80 tipo, anni. Tipo il ti pazzo posto, senile, eh. no? Sì, tipo no, la, te la te demenza te te senile mi sta di una marea. Io questo mi ho fatto Io... pensare. <ride> Guarda, potrebbe una, essere un'ipotesi eh. interessante, interessante, ma secondo me cioè, la senilità la sta veramente affrontando affrontare che non è Può simulata. Essere, sì, sì. Anche perché aspetta, neanche se tratta di senilità, se non sbaglio lui aveva preso una posizione simile a questa, insomma, mm -hmm. che ha avuto poi nei confronti di Zelensky e sì. del fattore Ucraina. Anche nella situazione della Crimea. Lui, già tempo addietro si è espresso. Non mi ricordo che. Ma lui è sempre stato figura. Però mi ricordo che qualcosa del genere già, già fece. Ho ricordo. capito, ma se dobbiamo veramente ipotizzare che è demenza senile, bisognerebbe intervenire, allora. Cioè, no, non, no, 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 non può stare in quella posizione con la demenza, se eh, certo. Ma tanto lui ti risponde, eh, ma hanno votato, ho capito. ma infatti, su questo in realtà secondo me c'è poco da dire. però effettivamente è già la seconda, perlomeno, uscita molto particolare e ambigua, mm -hmm. ok? Eh, che fa percepire comunque uno strano movimento di Berlusconi che non può ridursi soltanto a egocentrico, ha rosicato perché ha preso meno voti anche perché in realtà ne ha presi molti di più diciamo rispetto a, alle ipotesi e neanche è un vecchio perché comunque ovviamente ha persone che lavorano per lui in termini di comunicazione Cioè, non è che lui si è svegliato facciamo i tiktok, TikTok tac. poi ovviamente c'è il suo tocco però mi sembra strano che una persona così avvezza alla comunicazione con una squadra del genere dietro se ne esca con due autogol in una situazione di governo del genere, quello è chiaramente un leak cioè, rimediato. Io... La certezza non, non la ho, però. ci eh, pure lo spionaggio che interviene, perché comunque deve restare una cosa internazionale. Che è pericolosa quello che allora detto, Se, se fosse crei. tutto vero, cioè. Leviamo la balla di Berlusconi, il flex di Berlusconi, ciuccia mercazzo, il, il flex di Berlusconi sono amico di Putin. Io sono amico di Putin, esatto. il cazzo. leviamo l'ipotesi flex, leviamo l'ipotesi ehm, autodivulgazione. Effettivamente c'è un importante esponente di governo che è il capo di uno dei tre partiti di maggioranza che continua a avere un rapporto privato ma che ovviamente... Eh, essendo una figura pubblica comunque in un ruolo decisionale ha degli impatti anche sul paese con il dittatore che stiamo combattendo con azioni politiche e, è uscito sulle prese lì il giornale che eh. è manco italiano mi pare aver capito eh, dici dell'audio sì l'audio mi pare che è uscito pure su giornale ma è andato ovunque nel mondo comunque. certo Quindi ma infatti lui non ha detto che ha intenzione di fare niente se non erro no, no ha detto eh, lui sa che siamo già in guerra contro di lui per le sanzioni e per gli armamenti eh, ok però non ha detto, ha detto oh, farò no. questo farò no, quello no. quindi poteva benissimo essere proprio la versione più all'acqua di rose che se stava a vantà mm -hmm. era una conversazione Dai, ho mandato la vodka a Putin sono importante fine un flex, magari, okay. sì, un flex strano. Non, poi non lo so con chi stava parlando, non ho capito, però. Eh, non so per è una sua, no, era una sua. Mh, e, assemblea poi magari, di una e poi magari con poi. i giornalisti per sviare se dice le barzellette. L Italia da poco o niente. Armamenti, infatti, l'ho detto prima. dalla percentuale però da ridicola. <ride> però, però, comunque, eh, nel senso stiamo seguendo quella linea, soprattutto in termini di sanzioni. Comunque, i ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all'Ucraina. <ride> Io non posso personalmente fornire il mio parere perché, se viene raccontato alla stampa, viene fuori un disastro. Ma sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato i rapporti col presidente Putin un po' tanto. Sono le parole pronunciate da Silvio Berlusconi durante il suo intervento eccolo, alla riunione dell'Assemblea di Forza Italia alla Camera per l'elezione del capogruppo. Il partito ha smettito, ma un audio esclusivo dell'agenzia La Press conferma le dichiarazioni. Putin, per il mio compleanno, mi ha mandato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima dolcissimo Putin io gli ho risposto con bottiglie di Lambrusca e con una lettera altrettanto dolce ho come esatto come una persona... lettera eh, sì. <ride> una persona di pace ma questo è Berlusconi ma non credo no, penso sia <ride> ho flessato Berlusconi con tenuti sponsorizzati di queste rughe possono sparire in pochi giorni cioè sarebbe stato geniale come, come incastro e poi vabbè c'è anche la risposta del calendario ah vediamo prima eh. questo adesso sì allora, la barzelletta vai è vero che ha riall riallacciato i rapporti con Putin? Presidente? No, ho, ho raccontato la storiella su Putin. Ah, storia vera! La volete sentire? Prego. La dica, la dica, la dica. La dica, la dica, la dica. La dica, la dica, la dica. Allora, silenzio. La silenzio, la storiella. La storiella su Putin. Vai. C'è un, un aereo Bastigli che vola sulla terra. <susurra> eh, 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 no, ma è un altro certo... e Sopra l'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin Silvio Berlusconi, il Papa e un giovane assistente del Papa. Sempre la toglie. Ma è quella dell'aereo. Dell non lo voglio dirlo, però è la sempre la stessa di... barzelletta Capito? Che vent'anni È quella del TikTok. Ce l'ha pronta. No. Sì, ah, sì, sì, sì. Se è giocata 15 volte. Veramente senilità simulata, sì, sì. Ovviamente <ride> risentiamo, risentiamo, risentiamo la gambling. End è stato riempito un solo serbatoio per aereo. Entro dieci minuti l'aereo non avrebbe avuto più carburante e sarebbe precipitato allora, cioè, Ma stanno tutti zitti i giornalisti eh, vabbè, ma, ovvio, eh. ma, ce fai, ma ce fai il titolone, no? Ho capito, ma non, non vogliono la verità No, sì, sì, ci dica la barzelletta, la barzelletta ah, questo è vero, non, non inquisiscono cioè, eh, Sono d'accordo, Simone Si accontentano della barzelletta il pilota dice, forse... Lasci, forse cioè, come? C'è Come? C'è un po' Perché una volta... Vedi, diceva una chat che una volta raccontava con Bush, adesso è con Bush... Eh, e certo... Vabbè, certo, questa è figo. Certo, certo, certo. Non è male, eh? La rinnova. Pure Obama, cioè, stava nel mezzo, mi sa. Bush. No, non è pure con Obama. Biden. Sì, che Subito. Quello li prende, si investono due di loro, poi dagli agli altri, ma guardi che gli altri sono cinque, ci sono quattro paracaduti, quattro paracaduti, come mai? Beh comunque non possiamo farci niente, dagli, si arrangeranno loro. Joe Biden prende il primo e dice questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Vladimir Putin dice questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Berlusconi dice questo spetta a me perché sono il politico più intelligente del mondo. L'assistente del Papa dice a lei, santità, ci metti il paracadute. No, caro, mettilo tu perché io ho la mia vita ormai l'ho consumata. Ma guardi che sono rimasti due paracaduti. Due paracaduti. E come mai? Perché il politico più intelligente del mondo si è buttato col mio zainetto. <ride> e poi e se ne va, va proprio. C'è è, è ragione. C'è ragione, questa cosa che gli fanno dire le cazzate. E uno che dice, vabbè, ah ma risponda seriamente. Ehi <ride> hey, è un bravo presidente. Cerchiamo eh, l'altro audio. Ma poi poi, poi c'è una, una, una integrale. Ma vai, vai. Ma sta battuta. Cioè ma so, so strano io che non me fa ride. Cioè non la trovo. Cioè, ho capito tipo, dove vuole andare a parlare È una, è una finta autoironia Autocritica, sì Sì, ma in realtà, vabbè È una sì, cosa super di circostanza È bellissimo Ma perché ormai Ci non, vale la, non la dice più con la passione esatto. di una volta, capito? Sì. Tu dici su, che è detta bene e ridere Sì, ride. sul finale quando se tagliava lui faceva ridere Mo' qua è scappato, capito? Sì. Cioè tu li devi perché se tagliava lui, però vabbè. Sì, dai, un po' di autoironia che non guasta mai Racconta, è, cambiato, eh? è cambiato. È cambiato, è <ride> cambiato. Vabbè, eh, ragazzi, audio. insomma. Ma perché? Ma perché il sito di TG Sky24 fa così schifo? Io, io volevo semplicemente sentire un audio. Sky, il suo parere personale? Sì, sì. Vediamo, open. Oh, Dio santo. Mamma mia. Ah, questa è la trascrizione? Eh? O oh, c'è l'audio? Oddio, Telegram, no, no. Per l'amor di Dio. Vado? Eh, dai eh, leviamo, leviamo. Ha questo è quello completo? In teoria sì. Ma se trova pure su Instagram. ecco Claudio Berlusconi. Vediamo. Stavo. Possiamo mandarli in play tranquillamente. Eh, in non c'è l'audio qua, qua quello della scena. Ah, sì, allora... sì, 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 sì. No, 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 aspetta, 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 aspetta per l'amore di Dio. Anzi no, me... no, ve lo io. Se lo aspetta. mettiamo in questo schermo, aspetta. Aspetta. mettiamolo così. Non ho fatto, ho fatto. Va bene, tanto che s'è visto. Va bene, niente che no. Aspetta, ci sono, basta, basta play. Fatto, vai

c'è alcuna scena, un raga, un audio? Pace senza che nessuno attaccasse l'altro. L'Ucraina butta il diavolo su questo trattato un anno dopo e, e, e comincia ad attaccare le frontiere delle due repubbliche. Le due repubbliche subiscono un dei militari che arrivano e si dice 5, 6, 7 mila morti. Arriva Zelensky, triplica gli attacchi alle due repubbliche, i morti diventano greve gli alieni quello con il registratore sta a piscia Si capisce anche cazzo leggiamo la trascrizione no mori via no c'è la trascrizione dai lo leggo ora si richiampa ho capito che vuoi fare Marco avevo fatto sta cosa Leggiamo... Ormai è fisso, trombino e pompatura, stile eh, di vita. Leggiamo sì, la trascrizione che è così impossibile Perché io l'altra volta l'ho sentito si sentiva bene Allora, è la versione di Silvio Berlusconi su come sia scoppiata la guerra in Ucraina eh, Il tema verità, del no? nuovo audio diffuso dalla press dopo quelli di ieri, 18 ottobre, emersi da un'assemblea con i parlamentari di Forza Italia In cui l'ex premier parlava di rapporti riallacciati con Putin nel nuovo audio Berlusconi riporta una versione in parte anticipata a porta a porta su Rai 1 sulle intenzioni di Putin di voler imporre a Kiev un governo di gente per bene. Mamma mia. Ma aggiungendo in questo caso allusioni e considerazioni negative sul presidente ucraino Zelensky. Ah, aveva detto già tempo fa, è vero, pure qualche giorno fa. Prima dell'audio. Mm. A cui sono seguiti anche applausi dei presenti. Allora. Vabbè, era questo. Sapete com'è avvenuta la cosa della Russia? No, non lo so sapevo comitare Berlusconi. Ah. Anche su questo vi prego. Però il massimo riservo allora, ragazzi. Però vabbè, qua fare ipotesi, alla fine mh, non è facilissimo. Il fatto che all'inizio di entrambi gli audio ci siano riferimenti diretti a questa cosa qui. Non è un po' strano. Però mi raccomando, il massimo riservo. E poi esce. Quell'altro. Mi raccomando, non dietro ai giornalisti. Dal punto di vista comunicativo, è curioso. Boh. Eh, ma chi l'ha divulgato? Cioè c'è scritto? Eh no, ovviamente non no sa. Ma. Qualche giornalista ha trovato una fonte Però non lo so, è strano eh. Potrebbe essere, successo? non lo so Essendo lui comunque Uno che in teoria <ride> ci pensa A queste cose Stato fatto eh... un danno. Boh. Cioè, stiamo parlando Della persona che <coughs> ha controllato La comunicazione italiana per 25 <coughs> anni <coughs> Quindi non lo so è entrato inigrati, no, Chi non per non lui eh, Ma anche in questo <coughs> caso questo non si sente Ma bene? Se è preparato, short, lo faccio eh. registrare bene. Eh, magari per verosimiglianza, non lo so, vabbè, comunque vediamo il contenuto. La cosa è andata così nel 2014, a Minsk, in Bielorussia, si firma un accordo tra Ucraina e le due neocostituite repubbliche del Donbass. Aspetta un attimo, perché comunque, allora, intrattenendo questa teoria del complotto, sì. è figo perché lui queste cose pubblicamente non le potrebbe mai dire. L'unico modo per divulgare queste informazioni eh. dalla sua bocca eh. e uscirne comunque pulito perché, oh, ma non intercettato. Io stavo in privato. Uh -huh. Guarda, che non è, non è una ah, cazzata. Era... Perché se magari, non lo, mo' così, uh -huh. lui voleva di ste cose. Uh -huh. E questo, ripeto, è l'unico modo in cui le può di senza troppi rischi, credo. Perché qua lui può fare la vittima. Oddio. Ma sì, non intercettato. È... E io, queste cose sono cose che ho detto privatamente a miei collaboratori, potrebbe dire. Sono miei discorsi privati, oh, ma che cazzo volete? ni, eh, però... nel senso era comunque un'assemblea di partito, non era proprio... Sì, però, però sì. pure per la cosa che hai detto te che mm. specifica all'inizio il massimo è, riservo, è comunque... se non è casuale è per questo motivo è qua. E comunque, secondo me, dice cose grevi ma contenute. Cioè, anche la cosa è Putin è eh? una lettera dolcissima, cioè è costruito proprio bene. Per essere una cosa grave, una presa di posizione forte nei confronti di Putin e deve essere per forza grave perché se tu fai uno statement a Putin in questo momento è grave di suo. Sempre dalla sua bocca sono uscite, certo, però se ci pensate lui non potrebbe andare, che ne so, in diretta su Instagram o su Facebook o che ne so, con una comunicazione ufficiale a di cose. Allora, solo in questo <coughs> modo le può dire allora Marra capisci poco di politica torno a parlare di gossip va forza Giorgia forza Italia ok Lucy Vai. sempre cioè, trattenendo l'idea che sia una cosa voluta se fosse una cosa preparata sarebbe gravissimo semplicemente per il fatto che comunque una dichiarazione del genere soprattutto eh, vista la natura confidenziale eh, fornisce una narrazione che eh, alle orecchie di, di chi ha fiducia nel politico Berlusconi, di chi l'ha votato del boomerone italiano Suona plausibile. Ci crede? Perché fa una ricostruzione che per chi non ci ha capito un cazzo di de tutta la questione oppure chi l'ha sentita raccontata in un modo dovrebbe dire: Ah, vedi, magari questo è tutto quello che non ci dicono. Bravissimo. Quindi fornisce una narrativa a chi lo segue proprio a spada tratta eh, eh. che si informerà su questa cosa e dirà: ah, vedi, ha detto Berlusconi. Esatto, e cavalcando eh. appunto le teorie complottiste, questa potrebbe diventare la, la nuova verità di chi vuole credere a qualcosa di alternativo tanto perché. Cioè, eh, L'ha detto Berlusconi. Perché ma ecco, certo. magari. Ci sono tante persone che stanno in fissa. Più per la versione alternativa. Perché stanno in fissa, per trovare la cosa sì, che nessuno certo. ti vuole e dire. Che i poteri futi. Il berlusconiano che leggerà questa cosa penderà dalle labbra di questa trascrizione. Sì, però cioè, penderà me... da ogni parola. Dira, oddio. Sì. Cioè, mi sta dicendo la, la verità: il mio, il mio Silvio, sì, sì, Diranno sì, così sì. e secondo me. Più che nei confronti del suo elettorato e di un potenziale nuovo elettorato, anche acquisito dal serbatoio della Meloni, è proprio una mossa in chiave di governo, cioè in chiave di coalizione. Vabbè, qua fa appunto una sua ricostruzione della storia tra Ucraina e Russia e poi conclude così. Quindi, se non c'è un intervento forte, questa guerra non finisce. Io non vedo come possano mettersi a tavolino. Eh, sì, è A un tavolo di mediazione Putin e Zelensky, perché non c'è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me, lasciamo perdere, non posso dirlo. Shamperd, oh. Quello che è un altro rischio, un altro pericolo che tutti noi abbiamo. Oggi, purtroppo, nel mondo occidentale non ci sono leader. Non ci sono in Europa e negli Stati Uniti d'America. Non vi dico le cose che so, ma leader veri non ce ne sono. Posso farvi sorridere? L'unico vero leader? solo io, pure sì, la risadona e super applauso, bellissimo. Incredibile, è particolare, io. se non è stato divulgato appositamente, spero sia un suo flex, perché altrimenti, eh, insomma è un po' strano. David John Berlusconi. <ride> grazie. Eh, grazie. grazie mille. 10 sub, oh, grazie fonte. Allora, Berlusconi riesce a vendersi anche con i leak. È, è assurdo. Cioè, molti vengono rovinati da intercettazioni e cose de del genere. Lui eh, sai perché? riesce a vendersi pure con o testo di merda così. Perché chi non ha una faccia non può perderla. È vero. No, ma c'è da dire anche che, certo. allora, la, la sottotraccia, come abbiamo anche visto durante Light Pesantess, anche con... Um, con Anna e tutto quanto, cioè la sottotraccia filo russa c'è e va forte eh, anche in Italia. Beh, ma Salvini va, va veramente Salvini, forte. Come Pilon, come tanti eseguire, della Lega, non hanno mai preso una posizione netta contro Putin. Hanno sempre detto no, ma dobbiamo cercare di dialogare con Putin perché non, non sappiamo bene... Eh, beh, ma ci hanno provato a comunicare con Putin, eh, purtroppo lui non ha voluto comunicare con nessuno. Mm. È sbagliato mandare... Eh, queste Le armi in Ucraina Perché altrimenti è una posizione di guerra Putin ha comunque le sue ragioni Perché si sente attaccato dalla Nato Però c'è il tempo di scrivere letterine dolci Dolcissime, a Dolcissime. Ma, Non lo so, quindi ripeto Se appunto è un flex Vabbè, tanto siamo abituati Ha sempre sparato queste stronzate E non ha potere reale ne eh... secondo me sta storia della vodka e del Lambrusco non è vera. Cioè, è punto dico: Se è una cazzata, è solo per, è solo per un Se è una cazzata, chi se ne frega tanto. Le stronzate l'ha sempre sparate. e quindi eh sì. non ha nessun tipo di è un contatto si sa, con Putin. Cioè... Se ha continuato a mantenere un contatto con Putin, anche se parliamo di rapporti tra virgolette privati, cioè in questo caso, secondo me la questione cambia. Allora, se io ho. Un un mio rapporto da privato cittadino con un altro privato, ok, cioè qua parliamo di capo di Stato, Putin, della Russia, e un esponente eh, nella forza di governo, nella coalizione di governo, capo di uno dei tre partiti della coalizione. In, come ho detto prima, in un momento in cui l'Italia è comunque contro Putin. È strano, cioè è conflittuale, tu hai al governo la Lega che non è comunque contro... Non tutta l'Italia, è Putin. contro la Meloni. Diciamo quelli... che si tiene nel mezzo, è la più saggia da questo punto di vista anche in chiave comunicativa, e Berlusconi che è suo amico, questo è un po' la... sì, sì, ma lo ripeto, scenario. Non è, tutta l'Italia non è vero che è contro Putin, ci sono quelle no, no, fasce No, no, come no, ho detto no, prima, no, non dico le persone, intendo l'Italia a livello di... istituzionale, eh diciamo. nel senso sì. sanzioni, ripeto, no, certo, finanziamenti. Al... Ah, no, 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 certo, certo, a livello di decisioni geopoliticamente parlando. sì, sì, sì. poi in realtà... Ovviamente in strada se ne sentono di, di tutte, insomma. Ora oh, la butto strada. là. Se adesso, tipo, non lo so, fra tre giorni, notizia flash al, te al telegiornale, a reti unificate, Vladimir Putin è morto. Dice come cazzo è morto? Era a cena, dopo aver bevuto un bicchiere di Lambrusco, a un certo punto ha cominciato a sentirsi male, si è strozzato e stramazza sul tavolino. E Berlusconi vede via fuori, sono invincibile, ho risolto <ride> la situazione, anche se un amico voluto comunque aveva esagerato, quindi ho deciso di, di fare un passo. Però così. guarda, vicino battuta... al corpo di Putin trovano una lettera dolcissima, non finita, quasi finita. Nella tua battuta però, in questa ipotesi assurda, figa. Distopica Berlusconi salva il mondo, eh, nel senso, quale sarebbe secondo voi. Vabbè, no, ovviamente no. andrebbe in galera, Berlus... cioè, aspetta, devi dimostrare che è stato lui che ha avvelenato lui quella no, bottiglia Lo direbbe lui? Ok, se lui confessa so l'omicidio, ovviamente va in galera perché è un omicidio, però, eh, eroe mondiale. Va in galera ma tutto ma il mondo. C'è Eh, però, so, quale sarebbe secondo voi la reazione del mondo? Lo celebrerebbero come eroe. Vabbè, ma da quando Damiano De Maneskin con enorme coraggio si è espresso contro Putin comunque. Eh. Un applauso a Damiano sì. De Maneskin. no? In uh -huh. e... sì, galera non ci puoi andare, ragazzi. Non Capitemi processato. Galera, dai. Dai. Eh, condannato, anche se in galera non ci puoi andare, perché c'hanno 90 ah, anni. ce lo praticamente prenderebbe uh, per onoreficenza: insomma, per come ringraziamento, prenderebbe il posto di Damiano nei Maneskin. Glielo <ride> cederebbe lui. Glielo cederebbe, sì, come pensa ringraziamento. Pensa che bomba. Eh. Cioè, Beh, diventerebbero una band ascoltabile. Porca <ride> droga. No, Adesso mi uradi, eh. Ma io che cazzo capisco le musica. Allora, ragazzi, mm. eh, dovevamo vederlo l'altro giorno, poi ci siamo dimenticati, poi non c'era Dave, quindi se puoi zoomare un pochino, Simone eh, Francesco Formisano ha risposto, tu, ti torniamo ti un attimo seri, no? sì. Eh, Marco, devo fare un riassunto, tu che stai più sul pezzo. Cosa era eh, successo? successo? Sì, qui. comprensione, poi diciamo che avete spiegato bene in live. Sì, c'è stato un fraintendimento con um, Francesco. Francesco Formisano, che è il padre de del bro, che è comunque è un tiktoker. E niente, diciamo la solita storia dei freebooter che hanno preso un pezzo e un altro e l'hanno accorpato e alla fine è uscito un po' un discorso decontestualizzato a livello estremo. E comunque il padre ci è rimasto male. Io mi sono sentito pure estremamente in colpa perché me so, comunque mi me sono messo nei panni del padre che ha frainteso, che mi diceva vergognatevi, vergognatevi, io mi sono pure un po' vergognato, però non, ha, non volevamo di quello, infatti per fortuna poi abbiamo spiegato e eh, comunque vedremo in questo video che, che mi sembra aver capito che il Signore ha capito che insomma c'è stato un fraintendimento. Sì, è lui Spera. che reagisce alla clip dell'altra live dove spiegavamo, quindi vediamo che abbiamo fatto che assolutamente non erano contro lui, anzi eh, erano più che altro nei confronti cioè noi abbiamo parlato eh, di situazioni innanzitutto ipotetiche in cui eh, può succedere che nei social mm. ragazzi buongiorno, buona domenica ah, a tutti, tagliata un po così, buona domenica eh. sì, sì, a al radio Cerbero Podcaster eh, abbiamo sentito Podcast. la, la live accettiamo le scuse. E, vabbè, non voglio fare commenti, e la cosa importante è che ci siamo chiariti e noi non siamo per le critiche, vi vogliamo bene, un abbraccio se vi trovate per Napoli ci prendiamo un caffè, ve lo offro io. E, che dire, andiamo avanti, buona vita a tutti, e se abbiamo peccato di ingenuità ci scusiamo anche noi, un grande abbraccio, vi vogliamo sì. bene. No, ci, ci sta un grandissimo. Oh, permesso, e tra l'altro, come lui ci ha invitato potenzialmente a Napoli con Caffè, rinnoviamo l'invito. In caso se trovasse lui per Roma, se vuole fare una live oh, eh, oh, yeah. e parlate dell'argomento anche in relazione all'utilizzo dei social e mm -hmm. un certo tipo di situazioni, è figo. Mm -hmm. è è bene quel che finisce aspettiamo bene. anche noi a studio Ma come nasce una live del Cerbero. Comunque, adesso per delle cose, per dei primati o per delle robe che fai speciali eh. ti danno la targa. Yes. Invece in la Cerbera hai visto che gli danno il gabbiotto: quello dei, dei, dei portieri dei palazzi. Vabbè, sì. sì. ora dai, lei. Lei. No. Perché... no. Cosa? Eh, non lo il ho gabbiotto. Ah, Poi, ah sì, l'avevo visto già, È tipo portinaia. Ma che intende? Non ho capito. Che siamo delle portinaie, credo. No, non ho capito allora. Attenzione a ragazzi, non si riferisce. Quella, sai, eh? No, non ho, capito non cosa, non ho proprio capito. Portieri dei palazzi? Sì, vabbè, vabbè la dai, 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 dai ma no. aspetta, ma ah, sembra che streammano da là dentro da una reserva. Noi saremmo i cazzi di tutti. Diciamo. Ah, ma ah, ma per la scrivania? la scrivania è perché parliamo dei cazzi oh, okay. dell'arte. Secondo... Siamo tipo la segreteria. Ah, vabbè, la portiera. C'è sta, è siamo le grande... portiere di Twitch. Vabbè, ma l'ha detto ah, il più grande freebooter di Twitch, quindi comunque. Ma che eh, cos'è? Ma il Cerbero era una portiera. Il Cerbero, mitologicamente, è la portiera dell'inferno. Veramente. Ragione. ha tutto giusto. perfettamente senso siamo le giusto, portiere dell'inferno di Twitch Italia e abbiamo anche un portiere infernale <ride> tra l'altro un portiere broia. dei portieri sì, tra l'altro prima vabbè non lo lasciamo perdere no, no 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 niente, no, niente di grave <ride> ma, diciamo ipotesi, ipotesi assurde tra me e dei... queste cose dai là, e anche la live di domani l'hanno fatta. Ma si è chiamato Mister Marra La live di domani, l'ho visto. Mister Marre? Marra, Oh, Mister Marra Vabbè, Dada ti voglio bene. Scusa, forse fa tutta loro c'è quello che mi sta più simpatico in Ma sì, ma in realtà mi stanno tutti simpatici a parte Victor. No. Vabbè, succheri. Perché? e anche la live di domani. Ma c'è quello al centro, sta a casa mia. Ma c'hai da nostra. Arigato. Quella al centro sta a casa mia. È sì. vero. Cioè, la sedia mia. Il, il pavimento Oddio. mio. Il mobile mio. Oddio, sì! Ma che ha messo sono in green screen a casa tua. Non lo so, ma ha fatto strano. Rosiconi col capo. Ah, la sedia posa? pure quella, quella tua? È uguale alla sedia, la scrivania, <ride> sì, sì, sì. la no, sì, bianca E la libreria. Scusate. Ma ha fatto un pezzo strano. <ride> ma sedersi. <ride> cioè, sei proprio te. <ride> eh, riga, a casa mia come c'avevo la scrivania. Eh, Cinque mesi fa. Ma ti sei scordato comunque. che hai fatto sta live. Non morivo. No. Eh, <ride> Grazie non è che a sentito cosa no. no. Dice se è remake meraviglioso. Ogni no, no, oh, volta <ride> eh. ho fatto una cazzera. Ho fatto belli co... fusi stasera. Che che? Ma, che? Cazzo? ma sono amici. Ma data, è il nostro amico. <ride> ma sì, ci siamo andato eh. a cena più volte. Eh. No, questo è vero, però non è una ragazza. Ma no, poi sono andata a cena con Data. Ma non c'è stai e pure te, una delle due, tra l'altro. E mega props. Eh. Per il fatto che Data è un grande ascoltatore di Art Style. Eh sì. E quindi anche lui... Ma ragazzi, questo è un no, nuovo no. format del grande rospo. Ah. Sì. Si sta impegnando. Sì, sì, è sì, allora, una cosa vediamo. originale. Vediamo. Una volta che hai baciato un ragazzo. Che giorno è oggi? Due <ride> <ride> giorni fa. Ma è diventata mora, è de delfina. Ma è eh, delfina. Eh. Eh, eh, delfina è delfina, è delfina. è fatta mora. Eh sì, non lo sapevo. Che giorno è oggi? Due <ride> <ride> giorni fa. Come due giorni Dei fa? Giorni. Tre giorni fa. <ride> wow, bro. Scusami, ma a, a che età hai fatto sesso la prima volta? 19. 19? Ah, frasca, cazzo. <ride> Ma che cazzo? Non, sì, non hai idea di come continua il discorso. No, proprio Mamma. Come se fa a non volevi bene a roccio. <ride> un Ma in tilt dopo una frase. Ma Ce n'era un altro. No, no, aspetta, n'era un manca Ce n'era un altro. Te manca? Oggi l'ho messo eh, come in sigla: che il pezzo che entra e balla una certa mi però, eh. Bravo. C'avevo la scala, eh. La scala era giustissima, eh. C'è stava, eh. Sento sì. zitto, zitto. Allora, ragazzi. No, no, no. <ride> un nuovo articolo del mio giornale online preferito Juve, Juve di da, Dipendenza uh, no, certo, certo. sì. Michel Unze che nel Regiseno non c'è le bollenti conseguenze di una foto Dai, sì. <ride> ma solo il titolo ho letto <ride> cioè raga ma veramente io, io impazzisco perché uh, ho l'impostazione su Google Chrome mm. che appena apro il browser mi dà vari articoli Ok, quindi notizie, attualità, cioè. link eccetera. E ogni cazzo di volta. C'è un articolo di Juve dipendenza. Io non ho mai cercato notizie di calcio in tutta la mia vita. E ogni volta c'è un titolo di questi che parla solo di tettone Culone, <ride> eh, il costumino più hot. Cioè è una cosa. Certo, cosa con la Juve. Nulla. È quello, è quello che mi fa uscire fuori di testa. Hanno scoperto che le tette tirano come Juve dipendenza, ma sembra figa dipendenza. Ma è sul sicuro, tanto quella eh, figa. Se non è Juve. Vabbè, e Invece, qui abbiamo una notizia. No. Si story, eh, story Impact aveva previsto tutto. Ma eh. che caro. manco Matt Groening. Ma vi rendete ma conto? Cioè, questo, cioè noi abbiamo ma preso per il culo la sceneggiatura di Story Impact chat hot sul web. Si incontrano Rababili. e scoprono di essere mamma e figlio. Beh, succede Black in Puglia, meat. precisamente in provincia di Taranto. I due si scambiavano messaggi da tempo e con nickname fittizi. Decidono <ride> di fare il passo successivo e di incontrarsi dal vivo. Magine... Don Vito ci è rimasto malissimo Quando l'hai contato, no. <ride> no Vabbè in Puglia no, guarda, Perché in Puglia Che squali <ride> Sì ma... <ride> cioè, Perché ha capito Che era un amico suo Che aveva fatto questa direzione Dice cazzo Ma si rifà Pure no. la mia battuta Che gli feci E quindi tua madre <ride> <ride> anche, ma anche su me Facesti una battuta Del genere Beh, ma <ride> tipo, fa ride. Mi fa ridere Mi fa sfidare ma andate sul sito Juve di dipendenza. ora c'è il nome un articolo sul corpo da sballo di Valentina Ferragni. Vabbè, ragazzi, ma è tanto è inutile, ormai è così. E qui invece abbiamo una vera coppia solida negli anni. Che siamo a fare qui? Un fanno strano. Oh, so. ma questo è un domostro, Che ti faccio dimenticare quanti cazzi anni hai e do cazzo sei nata. Ma non può essere un Samburgone quello, yeah. dai. No, è acqua parese. Eh, eh. quel <ride> sambocone... No, dopo questo video se siamo giocato. Sì, no, non è possibile. Oppure tipo Zio Osborne. Avevo no, no. ah, letto una notizia che, tipo, non lo so, con, 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 con uh, i litri di alcol sarebbe già morto. In realtà, il suo corpo ha una capacità di eliminare le tossine dell'alcol superiore al 90% degli individui. Ma è ah, una no, leggenda, no, non lo so. Eh, avevo letto un articolo, non lo so, vero. sì, magari è una leggenda tra le no, tante. No, però è vero che beveva. No, è vero. Hai appena donato 3 euro a Ciccio Gamer, e adesso? Dì il mio nome Ma ah, vedi T Ho donato cioè, ma, 3 euro e non mi caghi di striscio Perché a me che mettono i tre euro mi rega mica un cazzo E Sam Pugone cos'è il podcast E ha detto che se gli iscrivete viene Top Ah che bello adesso Dì il mio nome Ho donato 3 euro e non mi caghi di striscio Perché a me che mettono i tre euro mi rega mica un cazzo Vabbè Ok Bellissimo Bellissimo Classicone Ah ok Sempre proteste sul grande raccordo Mm. E qui eh, diciamo l'ipotesi di pericolosità che avevamo ventilato, ma anche letto su alcuni articoli, ambulanze certo. situazioni di pericolo. Io ho un problema, lo sto cercando, dove devo andare per la game, mi tolgo la parrucca. C'è appuntamento a rinnovare alcuni no. i miei documenti. C'è un'ambulanza che

principalmente si dividono in due tipi, ci sono le manifestazioni pacifiche e autorizzate, poi ci sono le manifestazioni non autorizzate, non necessariamente sono manifestazioni violente, però in genere creano più disagio, che cosa vuol dire con manifestazione non autorizzata? È diritto di ogni cittadino a manifestare in piazza, per poter manifestare in piazza però bisogna chiedere il permesso alla questura, perché bisogna... Che cazzo di manifestazione è? Allora, scusate, io lo capisco, eh, abbiamo una società piena di regolamentazioni e quant'altro, però secondo me, cazzo, cioè, proprio lo spirito della manifestazione del malcontento cittadino, io capisco che oh, bisogna chiedere il permesso, però a livello proprio ah, diciamo di principio che... mi sembra assurdo, vi diciamo dico la che allora, per proteste di questo tipo ha poco senso. Come anche quella eh, all'interno del museo. Ha eh, poco, no. Senso, no, no, dico, ma a poco toglie... senso chiedere. Ma certo, eh... perché poi toglie tutta, tu cioè, tutta la potenza dell'atto, in questo sì. caso di ribellione sì, o di eh... scompiglio, viene meno. Assolutamente sì, anche perché poi loro cercano anche la reazione delle forze dell'ordine, l'intervento delle forze dell'ordine e, e dichiarare, ovviamente, eh, una manifestazione, quindi concordare una manifestazione. Eh, impedisce la possibilità che le forze d'ordine intervengano a meno che ovviamente non accadano situazioni di pericolo però se la manifestazione eh. è concordata non è che tu puoi andare là e cacciarli se non fai danni è la okay? disobbedienza civile che devi rimanere cacciata esatto, esatto rientra sì, sì. rientra ma ci secondo poi la, insomma, il loro obiettivo nella disobbedienza civile quindi io ovviamente non concordo eh, questa manifestazione ma è un fulmine a ciel sereno è qualcosa che deve eh, che deve Muovere gli equilibri, ovviamente, concordare serve per i problemi di sicurezza, chiaramente, è quindi è una manifestazione è chiaro, vero, insomma, che gore. può creare scompiglio, eh, come in questo caso. Puoi mettere a rischio anche altre persone. Io eh, mi rendo conto esempio, ambulanza è quello più facile. Però hai capito il discorso, no? no, no, cioè no, no che... Eh, lo capisco, capisco. Una contraddizione, a livello, di, citt... contraddizione, eh, a livello di, città... di cittadini noi dovremmo avere il diritto di protestare qualora succedesse qualcosa che proprio non ci sta bene, no? Tu in realtà questo diritto ce l'hai. Eh, se magari la polizia è corrotta, ma te faccio un sì. esempio, no? Il dover chiedere la, no, il permesso per manifestare alla polizia, già verrebbe meno in uno Stato con la polizia corrotta, in una zona, no? Oh, sì. Una zona sì, con de... sì. in quel caso, libertà al cittadino, potere al popolo. In quel caso, cioè, nel senso, che alla fine, tu devi semplicemente comunicare, <ride> perché è già un tuo diritto manifestare, quindi eh. tu devi solo comunicare. E... e basta, però, ripeto, in alcuni casi, eh, non lo fai proprio per creare più disagio, E anzi, eh, far sì che arrivino repentinamente le forze dell'ordine proprio per anche il loro intervento, spesso violento, perché violento comunque nei, nei limiti dei loro compiti, devono intervenire fisicamente e questa cosa ovviamente fa più scalpore, quindi arriva poi alle testate giornalistiche. C'è sempre qualcuno che esagera, comunque anche il poliziotto certo, può essere umano. Certo. Vabbè, comunque 300 manifestanti senza avvisare nessuno, esatto, così direbbe esatto, un capopopolo sì, del sì. sud sì, Italia. Sì, certo, possono vietare le manifestazioni per motivazioni di pericolo pubblico, di... adesso non mi ricordo come si chiama, però insomma... Eh, motivi di sicurezza, sicurezza pubblica, sicurezza, comunque, sì, sì. Sì, sì. ovviamente pubblico. posso. Ordine pubblico, ordine, ordine pubblico, pubblico. Ah, ah, mi prego che avevi detto. E eh, eh, Questa è calenda sulle non Ah, ormai è fuori. Eh, che non crede, <ride> alla, fa, non crede alla teoria, diciamo, complottistica, ma crede alla teoria senilità Ah, questa, ma, però io leggevo sopra, ero, ero d'accordo con quello pure io. Ma ormai è fuori controllo Berlusconi, cioè io penso che sta, sta cercando di sabotare il governo della Meloni in tutti i modi possibili, in questo caso la Meloni sta facendo il suo lavoro, Berlusconi sta cercando di far saltare il lavoro della Meloni. Sul quale, però, ha preso i voti degli italiani. Quindi sta prendendo in giro la Meloni, ma sta prendendo in giro anche gli italiani. Quindi una strategia, secondo lei. Una strategia, secondo lei. Beh, se non c'è una strategia, c'è un problema più diciamo profondo, umano. Ah eh. no, allora no, che, che ah, mi ricordavo è male, no, no. è d'accordo con noi, mi ricordavo Calenza. male. Ma sì, sì, pensavo, sì, sì. Oh, è pazzo. Lui, lui, lui è più per il complotto, Sì, 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 mi ricordavo male. Lui è pazzo. Le due alternative, comunque. Ok, ok. anche lui ha pensato questo. Se sì, tu dai i ministri. Eh, come fossi il Presidente della Repubblica ce ne metti uno non concordato poi dici che vuoi bene a Putin vi scambiate i messaggini dolci cioè siamo davanti o a una persona fuori controllo o a una persona che ha un grande controllo e vuole distruggere la possibilità di votare no, l'Allenda ha seguito eh. il Cerbero, hai <ride> seguito <Assimito il> <ride> i nostri <ride> pensieri è pronto a mettersi in coalizione secondo me col o... Cerbero no, <ride> no c'è un con il non è bello. Sì, ma, loro secondo sì. lei c'è sì, un piano B se fa saltare questo governo ma può una persona che dice le cose che dice lui avere un piano B? Io non lo so cioè, può essere qualunque vota Putin per Presidente del Consiglio scusi. Eh, però qua un po' si è contraddetto nel senso che se uno cioè se è un manipolatore in questo caso della de comunicazione ha un piano B se è un pazzo non lo ha eh, secondo me sai, potrebbe anche coesistere il fatto che Berlusconi improvvisi. No, ma magari dice: Ma voglio solo litigare fa... con la melonina. Sì, sì. Beh... Lui, ha, lui ha quel piano là che è il piano A, e prima di tutto, quello. capisci che te posso fare i danni, e mi inizia a, diciamo, a rispettare e mi dai quello che voglio. Ah, poi... Poi, 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 puoi dire quella cosa, lo lascia al governo. Cosa... Puoi dire pure quella frase che ha detto sul posto di lavoro al marito della Meloni? Do ah sei? sì sì, eh, ha che... pure detto all'intervista, ha risposto: Ma perché dite che io ho un brutto rapporto con la Meloni? Pensate che io sono 20 anni, e sono tanti tanti anni che lavora in Fininvest, il marito, quindi... La, eh, perché sempre, dire sta lavoro, cosa? Abbiamo dato anche un lavoro. Mi ho fatto il favore al marito che lavora da vent'anni per me. Guarda che lei come mi sta ripagando, eh, eh, praticamente volerla mettere in una posizione di subordinazione. Sì, Esattamente. Esatto. Il messaggio è un po' quello, secondo sì, me, sotto sì, 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 testa. Sì. Bellissimo comunque. era quello eh, che cercavo di dire all'inizio stupendo. Non mi ricordavo. Sì, eh, non proprio ricatto, però sì, ricatto comunicativo: Cioè, eh. te tengo per le palle. Sei offeso. Cioè, c'è cioè rimasto da meta, poi io volevo io fatta, era bruciata. Secondo me vuole sabotarla. Sono d'accordo. È il, il non... marito proprio. Cos'è Giorgio Mastrota Sì, offeso, vabbè, nel senso che non si aspettava più potere da parte eh, sua. Eh sì, In quel senso, sì, può essere. Sono... Guarda, tra tutte le cose, sono d'accordo con Marco. Secondo me è un gioco di scacchiera proprio. Mm. Cioè, nel mm -hmm. senso, non farà esplodere tutto, anche perché comunque a lui conviene. In questo caso, rimanere nella forza di governo, a differenza di altri partiti o anche di Fratelli d'Italia in passato, eh, ai quali conveniva rimanere all'opposizione, esattamente durante il governo 5 Stelle Salvini, alla Meloni conveniva rimanere all'opposizione per ottenere i voti sia eh, di Salvini che del 5 Stelle, ma soprattutto di Salvini, infatti ha mangiato dal suo bacino elettorale. Sì. In questo momento, secondo me, Berlusconi è più forte se rimane al governo. Quindi, come dice Marco, semplicemente ottenere un po' di potere all'interno della coalizione nei confronti della meloni. Anche se la Meloni è tosta, cioè, non è detto che la meloni si faccia intimorire, tra virgolette, da questa roba qui. Ma quello che mi chiedo io: sì. se riottieni poi rispetto da Meloni sì. che ti include più, diciamo, in maniera più eh, completa nelle strategie anche sì. decisionali. Sì. Poi come giustifichi però questo, questo scivolone? Come rientri da questa cosa? Perché poi tu non puoi far parte di un governo che si dichiara europeista e, um, e che comunque si schiera eh, dalla parte dell'aiuto all'Ucraina mm. ave, avendo affermato quelle cose. Come cazzo eh, ricuci eh, quel... Esattamente quel come si è posto Billon, come si è posto Salvini. E come si è Avevo posto... Avevo bevuto. No no no, no, no. Che... no, no, no. Lui semplicemente dirà io ho questo rapporto con Putin da una vita... Anzi, sto cercando di arrivare ad una pace. No, di arrivare ad una pace. Sono l'unico che può comunicare eh. con Putin. E dal punto di vista de della guerra, eh, oddio, un po' ha fatto delle dichiarazioni su Zelensky, però è stato vago pure lì, cioè è stato attento perché ha detto Zelensky non mi fa parlare. Non è che ha detto Zelensky è un pezzo di... Quindi sì, però la ricostruzione eh, filorussa eh, che ha fatto di tutta la, la situazione del Donbass. Te Don dirà, pass. questo è quello che penso io, questa è, becca, è la mia ricostruzione storica. Becca, le come simpatie dei bielorussi. Io decisionale eh, però in un eh. governo eh, filoeuropeista, pensando quelle cose, dice, cioè, quello è quello che pensi, di, ok, come fai eh, a... E eh, infatti tuo è quello pensiero? che ti ho detto prima, però... Però hai visto come risponde ai giornalisti? Eh, a era una storiella pubblicamente, capito? Certo. ci stiamo ancora interrogando sulle cazzate di Berlusconi dopo 28 anni amico mio, purtroppo sì perché è il lui ha questo potere eh, avete parlato degli appunti trapelati contro la menone fatti da Berlusconi, sì l'abbiamo citato prima comunque era il primo episodio eh, di questi due chiamiamoli scivoloni o eh, espedienti, diciamo comunicativi tra l'altro nel giro di pochi giorni quindi sì, particolare ah era questo l'altro passiamo da Berlusconi a Rospo no? Uh, reaction. Vado dove mi qua, al volo. Vai. Aggiorno, <susurra> aggiorno. Sì. Cosa fare un indominello per TikTok? Velocissimo, ci metto due secondi. Ok, se fossimo le ultime due persone sul pianeta Terra, faresti l'amore con me? No. E chi me lo impedirebbe? Questa è, man, è una situazione a Speed. <ride> L'avevo già sentita. Eh, <ride> è... <l> hai è... <ride> show Speed là, come si chiama? con lo streamer eh, americano ah può essere abbiamo ah, visto sì, sì, proprio sì, il, il video okay. di lui che sta in collegamento eh, con Stadia si sì, si sì, è tipo una battuta si sì, si sì, sì. chi me lo impedisce americana capito? si 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 qua è do dubbi 100% ah si sì. di mettere le mani addosso ad una donna se è un mezzo uomo. ergo cioè quasi si capisce tutto il resto del, del pensiero no eh, se invece se pensi di mettere le mani addosso a un uomo il tuo onore non viene intaccato. Io ovviamente non la penso così, io penso che si debba picchiare chiunque, questa facilissima, però. Sì, sì, sì. Me l'ero già vista E tra l'altro, è pure un po' esplosa su TikTok. Sta clip, sai, davvero? Mazza, basta poco. Sì, ma con ste cazzatine. Però è, è montata figa sta musica, poi è proprio quella da Sigma. No, no, ci sta, Un Momentone, cazzo, sì, sì, TikTok. Sì ha caricato oggi 55.600 122.000 ha fatto questa L'ho messo, messo un'ora fa <ride> no, no. Ah, sì, Siamo entrati nell'algoritmo sì. seguite, seguite Cerbero Podcast su TikTok Top. <ride> Adesso ti mando in privato su TikTok no, il Ho mio fatto imbano. proprio la cosa furba da TikTok L'ho minacciato, interviene il brasiliano In suo soccorso <ride> Se poi mi tardi col pagamento me li tengo a Milano a prendere con gli interessi. Ti no. faccio vedere come si fa un bel 629. Per chi non avesse belle... vista la live di oggi alle 15 la potete recuperare tranquillamente con la sub. Sta eh? sì. qui la replica, incredibile. Buona. capito. Grazie, Mike. Voglio 6.000, eh? perché ah, se no... Diventa... Sa, sa anche la legge 629. No, è la mossa del me sa. So. Ah, Vabbè, no, <ride> 619. <ride> <ride> Però questa è quella migliorata. Si chiamava il giudizio delle persone che seguono. Per prima Uno dice... Guarda, eh, ma non c'è somiglia per niente uno sotto in un caps lock ma è ma lui, è lui. <ride> 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 come può no, essere con tu tu i non sui non poli così opposti così no. No. adesso no. ti mando ma questa è quella migliorata 629 629, 629. 629. 629. di merda bastardo l'Ivan te l'ha mandato me l'ha mandato perché l'ho bloccato a tutte le parti te prego mandagli in euro un medaglio troppo vediamo <ride> vediamo cosa fa, vediamo cosa fa. Eh, comunque Dave ha una soluzione Vai. per risolvere ogni conflitto. Poi, puoi dargli un attimo il telefono? Il mio telefono, sì, è però tu l'hai bloccato, no? cioè nel senso, ce vabbè, ma intanto il registri, vocale. no, non li posso no, 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 tu vocale, no, tu registri, allora <ride> re re registriamo l'amico, te lo mando, no, per fare cose, eh? no, io ti mando una registrazione vocale, poi sì? vedi tu se utilizzarla, va bene, è un'arma molto potente, questa te toglie tutti i aspetta problemi, aspetta che, che lo metto, sì, è quello che ha insultato no. Ciccio Gamer eh, sull'aspetto fisico, infatti oggi gliel'abbiamo detto, è lui. allora... Marco Mirko, come cazzo ti chiami? Io sto qua a camichetto mio. Sto qua a amichetto mio, Andrea, che è venuto qua a Roma a trovarmi. Beh, secondo me diciamo che, diciamo che dovresti lasciarlo in pace. Te lo dice una persona. una persona che potresti conoscere. Quindi facciamo che stavolta stavolta abbiamo scherzato. Abbiamo scherzato stavolta così e ci salutiamo hai capito <ride> hai capito Mirchetto ti do un bacino magico <ride> <ride> schizia, eh? sì. <ride> è quello che mi ha fa fatto tagliare che ormai che ti, rimane ti rimane ci diverti, diverti proprio questo uh. detto il solo... eh, vabbè eh, ragazzi ultima cazzatina di oggi poi ci vediamo domani alle 15 per una live stranissima io voglio fare uno spoiler allora Gianluca me fa eh no in teoria domani Gianluca dovrebbe collegarsi mm. Tra l'altro Tipo due settimane fa Gianluca mi fa Allora venerdì uh, Che cazzo è? 21 20... 21 Verrà in studio Anthony Di Francesco E oh, che ieri, padre oddio, Pio, Domani È giunto il momento Per parlare di astrologia Madonna Oddio, ho detto ok. Gianluca. Ma dice: diciamo, Ma ha contattato. Mi ha detto che vuole parlare di astrologia. No, ok, eh, ma non lo so come andrà a finire perché poi mh, il futuro insomma è. Raramente perché? prevedibile eh, quando, perché c'è di mezzo eh, il sì, che, non si sa mai. De male, tra l'altro. Scusa, se è un argomento di interesse ne è esperto, eh certo. benvenga. Poi l'astrologia <ride> è una cosa che comunque. Cioè, mi fa piacere esserci anche io, perché è un argomento eh sì. che mi interessa Ma molto Ma dopo, dopo aver, diciamo, masterato e fatto tutto quello che c'era da fare e da sapere eh per certo. quanto riguarda il mental coaching. Mo entriamo a livello eh, successivo, livello proprio più mistico sì, dell'astrologia. Sì. Infatti, mi io ho detto una conseguenza logica ineccepibile, eh, certo. E certo. quindi spero che riesca a collegarsi pure. Gianluca, tra l'altro, dai, in bocca al lupo. Gianluco riprenditi, eh, che ci manca la tua energia, ragazzi. Grazie mille. Serve sempre argomenti prettamente scientifici. Vabbè, con co co Anthony, cioè. raga, ma non parlate, cioè, non giudicate prima di sentirlo parlare. È una cosa che gli interessa, a quanto ho saputo, è anche molto bravo nell'argomento e indovina quasi tutto. Quindi fate pippa e rispettate. Ah, ringraziate semmai, eh, ringraziate, ringraziate dire, perché cioè, comunque eh. che ci mette passione. È eh sì, una eh, cosa seria. rega, astrologia. Chiudiamo, Marco. Se riesce a mandarmi questo, o... ah, dici la finale! se vuoi, se riesci vediamo domani alle 15 con questa live folle e... dai, è top. Dai. Ringraziamo i cavalieri di dello Zodiego, bello, quanto mi piace. Grazie, cavalieri no, dello Zodiego. Ciao, ragazzi. Ci stiamo facendo una Chad one shot to Darklos. <ride> <ride> Ossia una run legata al... FLEXARE la, LA MIA COMPETENZA, la competenza IN DAZZO AL SUONO Nessuna di queste sub